La cosa che più mi preoccupa, che sto vedendo e sto vivendo, è che negli ultimi tempi purtroppo tifosi storici dell'Avellino, ma gente, diciamo Street Trasferte, ma anche quelli, gente che se ne ha fatte tante con me in anni passati, come se si fossero allontanati, stanchi di questo calcio, proprio delusi, cioè presi per i fondelli più di una volta, quindi stanno cadendo uno alla volta, ma colonne che io ho tenuto anche nel tempo come riferimento. La situazione è una situazione di scoramento, chiaramente, perché se la storia la conosciamo tutti, la storia societaria, non voglio ripeterla. Il problema è che se dietro non c'è una pianificazione, un'organizzazione, non ti permette di essere scaltro e muoverti facilmente, sia sul mercato, ma anche in campo. La squadra è quello che è, purtroppo. C'eravamo illusi, le vittorie così. Ma la situazione è veramente molto grave e di somma i due allenatori non è che possono. I miracoli non sono ancora attrezzati. C'è ora una perizia che stabilisce che il valore di base dell'Avellino è di 1.100.000 euro. Quindi chi vuole comprare l'Avellino sa qual è il valore. Ma negli ultimi mesi si sono fatti tanti nomi. Io sta notizia l'ho presa tramite te da poco, insomma, non la sapevo. Non so quanti imprenditori siano realmente disposti seriamente a venire qui ad Avellino. Molti sono fatti pubblicità, però non conosco, ecco, dicevo prima, De Cesare, mi sembrava una persona seria, una persona, io che vedo tante persone, sto sempre in mezzo alla gente, mi aveva dato questa. Però poi perdere due perle, la Scandone e l'Avellino, in una città che praticamente non offre nulla, perdere questi due vanti nello stesso periodo è stata una mazzata atroce, una mazzata atroce. Mia madre, mentre sentivamo appunto il telegiornale locale, lo devo dire con il sorriso, dice: marito e moglie non fatica mai nella stessa ditta.